Ciao, sono Freddy e oggi parleremo dei Game Awards. Il Game Awards negli ultimi 10 anni ha cercato di rendere mainstream il mondo del gaming. Sì, anche a quei cosiddetti casual gamers che ad esempio vedono uno spot di un videogioco tra una partita di calcio e l'altra. Negli ultimi anni, o meglio nell'ultimo periodo, stanno accadendo delle situazioni abbastanza controverse che non aiutano affatto il mondo del gaming, anzi stanno portando un leggero declino e vedremo perché. Scegliere come nome The Game Awards è a mio avviso troppo generico. È come fare un festival del cinema e chiamarlo Festival del Cinema e basta. È quello che sta cercando di fare Geoff Keighley, cioè non rendere il nome utilizzabile da nessun altro. Vero che uno cerca di salvaguardare il proprio brand, ma a mio avviso va contro lo spirito della community del gaming, dato che nessun altro potrebbe utilizzarlo, sia piccoli creatori che aziende indipendenti. Le cose si stanno evolvendo per cercare di non permettere a Geoff Keighley di appropparsi un nome così generico. The Real Gaming Award, ma spero ve ne saranno delle altre, è un'alternativa. E se il futuro lo permetterà, darà a tutti i giocatori la possibilità di votare per i premi direttamente dal proprio sito, proprio come dovrebbe essere fatto. Non si sa come andrà a finire perché c'è una disputa in corso. Geoff Keighley sta cercando di mandare mail alla clientela in modo da raccogliere consensi. Come da questa email leccata che è stata divulgata in giro, in modo da utilizzare questo consenso in tribunale per portare il caso dalla sua parte. Lo capisco che è uno che ha lavorato nel mondo dello spettacolo e cerca di dare credibilità al mondo del gaming in modo da renderlo ancora più mainstream, e gliene do atto, ma facendo queste decisioni sembra che i suoi ideali li abbia venduti per ricevere consensi e favori alle multinazionali in cambio di portare avanti diverse agende con finalità politico-sociali. Non si può fare uno show basato, secondo le sue parole, sull'inclusività, però di fatto escludendo i gamers, ovvero la clientela. Ma che razza di ragionamento è? Pura ipocrisia. Sta veramente diventando stancante ogni volta vedere persone dalla California o dal Canada cercare di ergersi nella società e cercare di forzare non solo a tutto il mondo del gaming, in questo caso a noi italiani, politiche, dinamiche XYZ d'oltreoceano, qualunque possa essere. Questa cerimonia sembra chiaramente un veicolo per controllare e manipolare il mondo del gaming come pare a loro, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale. Non sono assolutamente contro minoranze o inclusività, il mondo è in generale diverso. È come accettare che esiste la gravità o l'ossigeno. Per me, se fatto nella maniera giusta e nel giusto contesto, possono essere inseriti, ma già mettendo nel presupposto che il gioco in produzione è ben avviato. Di fatto, non mettendo questo genere di dinamiche al primo posto durante la produzione, non so se mi intendo. Per giusto contesto, intendo che nei giochi fantasy è in generale più semplice, secondo me, a livello di dinamica e contesto, ovviamente non buttando propaganda in faccia. Diversamente dicasi, se prendi come contesto il Giappone feudale, cercando di inserire dinamiche del 2024, alcuni mi direte, eh beh, è finzione, mettono pure il disclaimer quando apri il gioco. Sì. Verissimo, ma comunque inserire questo genere di cose, a mio avviso, rema contro valori storici, sociali e culturali che di fatto possono sfociare in un cambiamento della storia. E non chiamatelo razzismo perché si chiama semplicemente buonsenso. Per me possono farlo, poi da vedere se vendono. Lo dico perché, ideologicamente, quando tante persone cominciano a pensare la stessa cosa, questa per loro diventa realtà. E arrivati a un certo punto non è più possibile riuscire ad arrivarci a ragionare. Di fatto creando echo chambers, camere dell'eco, dove si sentono solo visioni che approvano, tipo i terrapiattisti. Quindi è per questo che serve la presenza di un certo contesto, per far sì che vengano inserite determinate dinamiche, se no è come quella volta che quella donna anziana, descrivendo il documentario su Cleopatra di Jada Pinkett Smith, diceva: "Mia nonna mi diceva sempre, non importa cosa dicono a scuola, per me Cleopatra era nera." I remember my grandmother saying to me, "I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black." Quindi io posso benissimo credere a un alcolizzato che dice di aver visto un maiale che vola, giusto? Oppure quella volta in cui ho incontrato una ragazza che affermava lei avesse il proprio nord, sud, est, ovest per indicare semplicemente di fronte, dietro o accanto a lei. Oppure avere una Shelby Cobra nel Medioevo che spara. Adesso che ci penso, mi ricorda qualcosa?
scherzi a parte, CJ in GTA San Andreas o Bayek di Siwa in Assassin's Creed Origins sono ottimi esempi di inclusività nel contesto giusto, che funzionano. Ma ve ne sono tanti altri ovviamente per altre minoranze, ma non voglio dilungarmi troppo su questo argomento. Comunque non tutto può essere basato su com'è il mondo nel 2024. Per i Game Awards c'è anche una problematica di chi vota. 90% giornalai e influencers e solo il 10% per chi veramente dovrebbe votare, ovvero la clientela. Si è visto che i giornalai e influencers sono stati inseriti e poi tolti dalla pagina principale e dopo che è scattata la bufera reinseriti di nuovo, e adesso chiedo, secondo voi, quali sono i parametri per assegnare un premio secondo queste associazioni e aziende in elenco? Variety, esattamente. Cosa ha a che fare col mondo del gaming? Variety dovrebbe tornare a fare quello che le spetta meglio, ovvero andare a fare articoli sulle Kardashian. Pride, un sito web dove neanche si curano i contenuti sui giochi ed esistono solamente per fare attivismo. IGN, coloro che mettono 7 a tutto e fanno articoli come Stellar Blades uccidendo le donne, oppure Eve, il personaggio principale è un esempio di rappresentazione della donna sbagliato, ma sbagliato che cosa? Shift Up, l'azienda coreana produttrice del gioco, ha preso una vera modella coreana come spunto per la fisionomia e per fare il motion capture del personaggio di Eve. NPR, National Public Radio, famosissimi per i loro report assolutamente neutrali, a detta loro, e che non hanno minimamente a che fare con i videogiochi. Kinda Funny, dove Andy Cortez chiama i gamer che criticano DEI come truffatori, grifters. Qui una sua clip dove dice cose senza senso. You need DEI because you wouldn't have jobs if DEI didn't exist to complain about. You wouldn't be making money on YouTube if DEI didn't exist. So you're really the ones that need it. PC Gamer, che ha pubblicato un articolo su come Steam normalizza odio ed estremismo nel gaming. A rappresentare il Canada vi è ovviamente anche Screen Rant, che ha dato 3 stelle su 5 a Black Myth Wukong dicendo che il gioco mancava di inclusività e diversità. Adesso qualcuno magari dirà, ma lo scorso anno era uguale. Vero, verissimo. Comunque questo non significa che è giusto farlo. Inoltre, rispetto allo scorso anno, qui si sa realmente chi vota. Sapete chi avrebbe più onestà intellettuale di questi giornalai? No scherzo. Elon Musk. Può piacere o non piacere come persona, ma durante l'ultima intervista con Joe Rogan ha parlato di quanto lui è fan di Diablo 4 e che attualmente si trova nella top 3 al mondo della classifica PIT del gioco. Cosa che richiede molte ore, dato che occorre farmare tanti oggetti, inoltre vai a competere con altre persone più malate di lui nel gioco. Ovviamente, non voglio paragonare un fatto storico con questo fatto, diciamo, sociale. Però, mi viene in mente che cosa è accaduto nel 1789 in Francia. La società del tempo era divisa in nobiltà, il clero e il terzo stato, e proprio quest'ultimo rappresentava il 98% della popolazione, ma non aveva nessun potere. Ora direte, ma perché citare la rivoluzione francese? È una lezione di storia? No. Non è una lezione di storia, ma concettualmente la situazione è simile. In Italia ogni anno si vota per il prodotto dell'anno. È anche un modo per salvaguardare i clienti, dato che il prodotto riceve una certificazione e una raccomandazione, incentivando i consumatori ad acquistare un prodotto anziché l'altro. Questo è un motivo per cui questa votazione dei Game Awards non è fatta per noi, ma è tutto un circolo che vede come scopo finale l'esclusiva incentivazione di queste aziende e le varie ideologie dietro. Ora, non voglio dire che per il prodotto dell'anno la votazione è al 1000% onesta, ma le linee di base sulla carta lo sono, anche se so benissimo che alcune aziende si trovano sempre la strada per i propri scopi. La votazione degli Oscar, per esempio, non avviene per conto della clientela, ma almeno in teoria vi è dietro la giuria composta da attori, produttori, eccetera, che, anche se il mondo del cinema è ormai decadente e marcia al midollo, almeno un minimo sui film se ne intende. Stessa cosa per i Golden Globes, Grammy, eccetera. Capite la differenza?
Come minimo si potrebbe almeno dividere la votazione a 50 e 50, anche se sono abbastanza certo che i giocatori hanno in linea generale più onestà intellettuale di loro. Sì, anche includendo quella parte di fanboy di gioco X o console Y. Oltre a quello, potrebbero semplicemente prendere gente più imparziale, ma qui ovviamente si chiede troppo. È impossibile ormai essere imparziale ed avere onestà intellettuale a quei livelli. L'altra problematica è l'inserimento della DLC di Elden Ring come gioco dell'anno. Io amo Elden Ring, ok? Amo Elden Ring. Il gioco è un capolavoro assoluto, ma non dovrebbe essere in questa categoria quest'anno. Altra problematica, Silent Hill nella sezione Best Narrative è un remake. Non dovrebbe stare in mezzo a giochi sviluppati quest'anno. Come dovrebbero realmente distribuire i premi? Al posto di questo minestrone dove vi è di tutto, dalle DLC a nuovi giochi usciti, dovrebbero per me fare in questo modo. Ad esempio, Game of the Year, premio per il miglior gioco completamente nuovo uscito nell'anno corrente, migliore DLC, premio per la migliore DLC uscita nell'anno corrente, però di un gioco ovviamente già preesistente. Poi possono mettere anche votazioni per giochi remake, indie, eccetera, eccetera. Non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente si è notata una sostanziale differenza nel rating tra diversi giochi occidentali contro quelli orientali, dai media ovviamente come IGN. Star Wars Outlaws Classico 7. Concord 7. Dustborn 7. Dove nel gioco ci sono scene simili. Fellow you're with, the black kid dresses like a writer. Does he know anything? You are racist. E chiudiamo ovviamente con Dragon Age The Veilguard 9. Contro Stellar Blade 7. Mario & Luigi Brothership 5. Black Myth Wukong 8. So che è solo il voto di IGN di cui sto parlando, ma ormai queste testate hanno tutte una linea comune. Come ho spiegato in uno dei video precedenti, vi sono un paio di multinazionali come Ziff Davis che di fatto le controlla. Cioè, per me è scandaloso il 5 di Mario e Luigi Brothership e il 7 di Stellar Blade, cioè li mettono allo stesso livello di Concord e Dustborn, che non hanno venduto assolutamente niente. Facciamo un piccolo esempio sull'unico gioco che abbiamo qui. Black Myth Wukong sui database di Steam, con il resto dei giochi che per loro sono molto buoni. Ecco qua. Wukong con un picco di 2 milioni e 400 mila giocatori. Dustborn, 83 giocatori. Concord, 697 giocatori. Dragon Age The Veilguard, ok, qui 89.000 giocatori. Ora, vi faccio una domanda. Secondo voi, onestamente, tra questi quattro giochi, la gente cosa voterebbe? Sì, è vero, non puoi prendere in considerazione esclusivamente il numero delle vendite come fattore per la votazione, e ci sta. Ma in questo caso specifico, penso, possiamo essere più o meno d'accordo che un punto tra un gioco come Dustborn o Concord, come per il 9 per Dragon Age The Veilguard e Black Myth Wukong, è assolutamente un'offesa e una sciocchezza di dimensioni atomiche. Sì, è anche vero che in Stellar Blade Eve, il personaggio principale, è stata molto sessualizzata. Ci vedo bene. E sono d'accordo che è vero. Si tratta comunque di scelte creative usuali in Oriente, e queste scelte creative non dovrebbero essere censurate. A proposito, ma com'è finita a Firework Studios, lo studio dietro Concord? Ah, vero. Rest in peace. La gente vuole giochi come Black Myth Wukong, Stellar Blade, Metaphor Re Fantasio. Giochi con personaggi, emozioni e storie autentiche, con i loro punti forti, le loro debolezze e paure, in modo in cui noi possiamo immedesimarci, che hanno venduto record di milioni di copie rispetto a Dustborn, Concord o Star Wars Outlaws, che non hanno venduto nulla. Le copie vendute riflettono, in questo caso, i gusti di chi compra. Non ci vuole un genio a capirlo. La gente vuole questo tipo di giochi, non giochi che ti fanno la propaganda sparata in faccia 24/7.
che poi se c'è lo spazio per l'inclusività può essere inserita se fatta in modo autentico e non tossico. Ma caro Geoff, non puoi farmi una divergenza percentuale come il 90% contro il 10% e poi fare a tutti la predica sull'inclusività. È un concetto abbastanza ipocrita se poi alla fine noi giocatori siamo tagliati di fatto fuori per la votazione del gioco dell'anno. Il discorso non è solo delle politiche che queste aziende adottano e mettono come priorità rispetto al gameplay o la storia di un gioco, ma qui in futuro è probabile avvengano delle censure ed ostacoli in termini economici alle aziende orientali per ovviamente salvaguardare l'economia americana o canadese. Il creatore di Nier Automata, Yoko Taro, ha detto la sua riguardo al fatto che i colossi delle carte di credito Visa e Mastercard vogliono di fatto mettere pressione riguardo le piattaforme con contenuti diciamo per adulti giapponesi, ma anche manga con personaggi semplicemente un po' scoperti. Le sue parole. L'editoria e gli altri settori simili hanno sempre affrontato regolamentazioni che vanno oltre la legge, ma il fatto che un processore di pagamenti che è coinvolto nell'intera infrastruttura di distribuzione dei contenuti possa fare queste cose a propria discrezione mi sembra molto pericoloso. Ciò implica che controllando la società di elaborazione dei pagamenti si può persino censurare la libertà di parola di un altro paese. So che si tratta di due aziende americane e non europee o italiane, ma siccome operano in una scala globale e noi italiani siamo purtroppo la cortigiana dell'Europa e l'Europa è di fatto la cortigiana degli americani, ci potremmo trovare in una situazione dove verrebbe difficile non solo il consumo dei prodotti orientali ma soprattutto la libertà di parola. Non voglio fare un discorso anti-europeista, ma per me occorrono delle regolamentazioni diverse per noi europei e italiani. Non voglio che una, o meglio due colossi delle carte di credito, giudichino cos'è moralmente giusto o sbagliato quando loro si permettono di finanziare guerre o la distribuzione del pianeta, da quale pulpito viene la predica. È molto pericoloso il fatto che queste due aziende, Visa e Mastercard, controllano di fatto l'80% del mercato delle carte di credito. È monopolio ed è antieconomico. Come per il fatto che queste aziende hanno troppo potere decisionale, spesso anche, come in questo caso, scavalcando i governi, simile con le multinazionali del gioco Cyberpunk 2077 come la Arosaka. Ma non solo questo, è anche possibile che operino una situazione di protezionismo per i prodotti americani o occidentali in generale, dove se ad esempio sei un gamer e vuoi comprare un gioco prodotto in occidente come Dragon Age The Veilguard, ti costa 60 euro, ma se poi vuoi comprare un prodotto orientale come Stellar Blade o Black Myth Wukong te lo fanno costare di proposito di più, cioè tassato, anche 80-90 euro solo per cercare di mantenere le aziende di videogiochi americane in supporto vitale sulle tasche dei videogiocatori come voi, che già per comprare un gioco di 60 euro ci possono essere delle difficoltà economiche e se aumentano ancora il prezzo risulta difficile. Di fatto danneggiando enormemente i clienti che richiedono una qualità del prodotto superiore e l'industria veloludica in generale potrebbe fornire prodotti abbastanza mediocri. Quindi non si tratta solo di censurare la libertà di parola ma anche bloccare la creatività degli artisti in generale. Anche se le soluzioni non sempre sono possibili e attuabili, non sottovalutare mai il potere della conoscenza. Con esso ognuno di noi poi decide cosa fare, o meglio, in questo caso cosa comprare e cosa no. Questo influisce enormemente più di ogni altra cosa, ma queste aziende capiscono soltanto il linguaggio dei soldi. Per questo poi quando uno studio non guadagna più, poi chiude. Serve una rivoluzione dei gamers? Non credo serva. Basta votare col proprio portafoglio. Noi giocatori, e quindi consumatori, siamo l'ago della bilancia, e sulla base delle nostre scelte noi muoviamo il mercato. Se un prodotto non vende perché ai consumatori non piace, perché prendersela e attaccare coloro che dovrebbero pagare per il vostro prodotto? Vero Ubisoft? Vi propongo una votazione, il peggior gioco DEI di quest'anno. Ecco le nomination. Concord, Dragon Age The Veilguard, Dustborn, Star Wars Outlaws, Suicide Squad Kill the Justice League e Unknown Nine Awakening. La farò nei commenti qui sotto, quindi votate pure e fate sentire la vostra opinione.
Mi raccomando, chi non mette mi piace al video vuole giochi come questi a vita. Vi ringrazio dell'attenzione, ciao e alla prossima.